Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo oggi sempre su Fable perché è arrivato il momento di chiudere tutto ciò che avevamo in sospeso. C'è da dire che ho fatto un tragico errore. Non ricordavo assolutamente questa cosa. Non la ricordavo proprio. E praticamente quando si raggiunge la costa di Hook e si tagliano tutte le side quest, si tagliano anche quelle terziarie. Io questa cosa non la ricordavo e quindi per me in questa run sarà impossibile completare la quest del bambino malato con i funghi blu e la quest della bambina che richiedeva le bambole dei vari eroi in giro per la mappa. Non erano delle quest incredibili o comunque non erano delle quest che ti davano chissà quale ricompensa, ma era comunque carino riuscire a chiudere effettivamente tutto ciò. Per darvi una mano in questo, vi dico che ovviamente dovete completare queste missioni prima di quella fase. Ovviamente questo video uscirà dopo quel gameplay, o magari proprio per evitare questo problema lo farò uscire prima. In modo tale che poi, facendolo uscire prima, posso avvertire coloro che stanno seguendo questo gioco o comunque questa run come guida e quindi possano fare effettivamente tutto a regola d'arte. Quindi, prima di anzi, prima di raggiungere la costa di Hook, quando il maestro della gilda vi informa che dovrete abbandonare tutte quante le vostre missioni secondarie per raggiungere la zona di destinazione, quindi quando vostra madre viene rapita, fondamentalmente, dovete completare le side quest. La prima side quest, ovvero quella dei funghi blu, come si completa? Il primo fungo si trova praticamente davanti alla porta del demone della gilda, perché lo pescate da lì, come vi ha detto praticamente il tizio che fa partire tutta la missione. Il secondo si trova al campo dei tumuli, potrete comprarlo o rubarlo in base alle vostre esigenze. Il terzo fungo blu si trova tramite una piccola side quest che potrete svolgere all'interno della foresta della gilda, dove all'interno della foresta della gilda un uomo vi dirà di consegnare una lettera alla propria morosa ad Oakvale. Voi consegnerete la lettera e lui vi darà il fungo. Il quarto fungo invece si ottiene nell'area picnic, quindi là vicino ovviamente la gilda, facendo ridere a crepapelle una donna che vi darà appunto il fungo in cambio delle sue risate, quindi in cambio della vostra buffonaggine e delle risate. Una volta presi tutti e quattro i funghi, andate dalla strega e ovviamente risolvete la situazione. Per quanto riguarda invece le bambole si possono ottenere in tanti modi, si possono ottenere dalla sconfitta degli assassini, si possono ottenere anche tramite i vari giochi di carte e tutti i vari minigiochi presenti all'interno del gioco, quindi se volete completare anche quella assicuratevi di farli. Ora invece che cosa facciamo? Dato che non posso chiudere queste missioni, che ripeto un po' mi dispiace ma non erano missioni fondamentali, le cose fondamentali che devo farvi vedere ovviamente all'interno del gioco sono le porte demoniache e i forzieri con le chiavi d'argento. Proprio perché una volta completati i forzieri con le chiavi d'argento possiamo donarle tutte alla porta Kallis che si trova praticamente nella necropoli di Snowspire e quindi di conseguenza chiudere definitivamente anche il ciclo delle chiavi d'argento. Il primo forziere che dobbiamo andare a cercare, ve li farò vedere in ordine, dal meno costoso al più costoso, ovviamente. Si trova praticamente nel lago di Greatwood. Ok, avevo sbagliato effettivamente a dire la zona. Non era Greatwood, cioè non era Darkwood, perché ci andremo dopo, ma è Greatwood. Quindi il lago di Greatwood si trova il primo forziere. Che ovviamente facciamo pulizia giusto per una questione di, appunto, diciamo di pulizia in generale. Anche perché alcuni non ricordo se li ho già aperti, però ovviamente
Non so se li ho già aperti alcuni, però ve li faccio vedere comunque. Allora, quello del lago di Greatwood come forziere è praticamente qua. E questo ve l'ho fatto già vedere perché l'ho aperto. L'ho aperto praticamente durante la no- il nostro gioco, quindi. No, per favore. E si trova qui. Questo è il primo forziere che, come potete vedere, costa ben 5 chiavi d'argento. Ed è un forziere ovviamente standard, perché ci permette di ottenere una fiala di resurrezione. Il prossimo forziere si trova nella caverna degli Hobbs. Ve l'ho già fatto vedere durante il gameplay, però ve lo farò vedere di nuovo. L'altro forziere si trova qui, nella caverna degli Hobbs. Costa 5 chiavi d'argento e vi donerà un elisir del mana. Questo l'abbiamo aperto durante la storia principale. Qui invece siamo alla dimora Grey. Come potete vedere, il forziere costa già 10 chiavi d'argento e al suo interno contiene un potenziamento, che è il potenziamento precisione. Un altro forziere d'argento si trova qui nella caverna di Witchwood, dove ovviamente avete già salvato l'archeologo per trama principale, quindi questo l'abbiamo già visto durante il gameplay. Qui c'è un altro forziere, che è un forziere da ben 15 chiavi, che vi consente di ottenere la balestra di Arken. E si trova, se vi ricordate bene, si trovava esattamente qua dietro. Eccolo qua. Questo è il forziere, vedete? 15 chiavi. E ci consente di ottenere la balestra di Arken. Un altro forziere d'argento è questo nella stanza di Lady Grey e costa 15 chiavi e vi permetterà di ottenere la katana, se non mi ricordo male, la katana di Hiryu. Un altro forziere si troverà praticamente qui sotto, perché come potete vedere nella mappa c'è un dirupo che mi consente di arrivare là sotto e successivamente aprire la porta del demonio che si trova in quel luogo. Come faccio ad arrivarci? In questo caso io non posso arrivarci perché nella mia run non ne ho bisogno e vedrete anche ovviamente il perché, ma durante la quest di sposalizio, chiamiamolo così, con Lady Grey, nel momento in cui Lady Grey vi dirà di poterla sposare, quindi di poter iniziare il fidanzamento con lei, dovete raggiungere questo luogo, vi scontrerete niente proprio di meno con Tuono, che vi spingerà di sotto e di conseguenza poi vi darà accesso a un forziere argentato che costa 15 chiavi se non ricordo male, e addirittura l'accesso a una delle chiavi per ovviamente a una delle chiavi che tecnicamente vi servirà all'interno del gioco. Io questa missione ovviamente non l'ho fatta perché farò vedere all'interno della mia run un modo per glitchare le chiavi e quindi averne infinite, però se volete fare le cose fatte bene dovete seguire questi step. Alla Gilda degli Eroi esiste un altro forziere che noi abbiamo già aperto durante la storia, che costa 20 chiavi e contiene il martello di Murren. Un altro forziere si trova qui nel cerchio dei morti e come potete vedere costa 10 chiavi argentate e ci consente di ottenere un potenziamento argento. Lo abbiamo aperto durante la storia anche perché il cerchio dei morti è praticamente la zona successiva a quella del cimitero di Lichfield. Altro forziere d'argento che si trova all'interno del faro della costa di Hook. Potrete andare qui tranquillamente per trama, perché qui dovrete consegnare un oggetto, quindi lo vedrete sicuramente e qui, e se avete le chiavi lo potrete tranquillamente recuperare. Nella baia dimenticata invece esiste il forziere più costoso del gioco, che per essere aperto necessita di tutte e 30 le chiavi d'argento presenti all'interno del gioco. Ovviamente non sarà un problema se seguirete il mio metodo di glitch per moltiplicare le chiavi, però se volete ottenere tutte le chiavi in maniera legittima ricordatevi di effettuare la sequenza di lotta con Tuono durante il matrimonio con Lady Grey, è molto importante. Al suo interno troverete la spada Avenger, ovvero Vendicatore, con tutte le gemme dell'infinito. Sì, è una citazione a Marvel's Avenger, ma
non il film, perché questo gioco è uscito molto prima, ma al fumetto, dato che per l'appunto c'è una forte ispirazione. Questo invece è un forziere da 25 chiavi d'argento che vi consentiranno di ottenere il completo che sto utilizzando in questo momento, ovvero il set di Archon. Detto questo, questi erano tutti i forzieri presenti all'interno della mappa, senza ovviamente porte del demonio e robe da fare incredibili, mentre invece adesso, ovviamente tramite sempre questa guida, andremo a vedere anche tutte le porte del demonio e come poterle aprire. Cominciamo. Eccoci di fronte alla primissima porta che incontreremo all'interno del gioco. Ovviamente siamo all'interno della Gilda degli Eroi e la descrizione parla di una luce. Il tuo cammino è oscuro. Soltanto una luce lo rivelerà e tu non sei abbastanza luminoso. Esatto, quindi in questo caso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare nell'inventario, utilizzare tramite gli oggetti altro la lampada che abbiamo noi praticamente a disposizione, che come descrizione per l'appunto dice una fonte di luce meravigliosa. Quindi la prendiamo, la draghiamo, la trasciniamo nel nostro inventario e dopodiché la utilizziamo. Adesso... Il tuo cammino è illuminato, ma pensa un po'. Ha risolto l'enigma. Ci avviciniamo e la porta magicamente si aprirà. Questo, diciamo, è abbastanza semplice da un certo punto di vista, però niente di incredibile. Dove qua si ottiene il libro Fare amicizia e poi un forziere con, se non mi ricordo male, diversi oggetti, ma nulla di interessante. Elisir della vita e qui dovrebbe trovare, esatto, il tatuaggio. E qui libro degli incantesimi e qui niente. Quindi praticamente abbiamo risolto la prima porta. Adesso andiamo alla seconda. Eccoci qui di fronte alla porta della gola di Greatwood. Dovrebbe essere, se non sbaglio, in ordine cronologico la terza porta che voi comunque dovreste in generale vedere e dove potreste anche interagire. E la dicitura appunto parla di un atto malvagio. Parla di un atto malvagio che può essere eseguito in diversi modi. Potrete in un qualche modo uccidere 5 persone davanti alla porta per ovviamente far aprire la porta, essere completamente malvagi, quindi avere tutta la vostra malvagità portata al massimo, oppure ecco quella che farò io, proposta. Ovvero mangiare il pollo croccante. Tu compi un atto di grande malvagità davanti ai miei occhi e io mi aprirò. Esatto. Quindi, piazzatevi praticamente davanti alla porta, selezionate dal vostro inventario, andate su oggetti, cibo e poi prendete il pollo croccante e lo mettete qui nel secondo slot o dove vi viene più comodo. Il pollo croccante solitamente lo droppano i banditi, quindi man mano che voi comunque combattete i banditi dovreste in teoria ottenere il pollo croccante. Se così non fosse, purtroppo l'unico posto che vende il pollo croccante è praticamente la cittadina di Snowspire, quindi nel continente settentrionale, ovvero quando finirete praticamente la storia di Jack di Spade. Quindi una volta sconfitto Jack di Spade potrete andare nel continente settentrionale e nella cittadina di Snowspire tramite il negozio oggetti comprare il pollo croccante. Bisognerà aspettare diversi giorni prima che appunto il pollo faccia un restock praticamente nel negozio, quindi vi conviene comprare la casa lì, dormire, far trascorrere il tempo e poi acquistare il pollo quando ovviamente vi interessa. Dovrebbero bastarne 10 unità per 10-11 unità in teoria per aprire la porta, quindi andiamo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Vediamo se bastano. È da pazzi. Esatto. Letteralmente. Dai, lascia perdere.
e la porta magicamente si apre. Ovviamente qui avremmo preso un bel carico di malvagità, però diciamo che per aprire una porta e soprattutto prendere un forziere che contiene comunque una delle armi leggendarie del gioco, direi che comunque ne può valere la pena. Quindi apriamo il forziere e otteniamo l'ascia di Wellow. Ascia di Wellow, che è una delle armi leggendarie, non è fortissima, però se riuscite a prenderla ad una diciamo in una fase intermedia del gioco, può comunque darvi una mano. Ha un doppio miglioramento del perforatore, quindi praticamente distruggerete la guardia delle vostre, dei vostri nemici, e poi tra l'altro è peso leggero, quindi potrete utilizzarla una mano e fare parecchi danni. Danni 120 non è un granché, però ovviamente per quello che ci viene dato direi dai. Allora, ci troviamo davanti alle caverne di Greatwood. Come potete vedere lì c'è la nostra porta che dobbiamo per l'appunto aprire, la porta numero 3 se non erro. E cosa dobbiamo fare? La condizione ci dice che bisogna aumentare il moltiplicatore a livelli esorbitanti per permetterci di entrare all'interno della porta. Per fare questo esiste, spero che funzioni ancora, perché non so se effettivamente funziona ancora, però se noi teniamo teso l'arco per circa un minutino più o meno, dovremmo avere la possibilità di incrementare in un numero vertiginoso il moltiplicatore. Ovviamente nascondetevi, come sto facendo io in questo caso, dietro la roccia, e per sicurezza utilizzate anche lo scudo spirituale, o comunque lo scudo dell'anima, non mi ricordo come si chiama la tecnica, perché qualora voi doveste essere colpiti ovviamente perdereste la carica che state ottenendo fino a quel momento. Una volta accumulato ovviamente la vostra energia, sprigionate il colpo verso, in questo caso, il troll, con un arco ovviamente scarso, in modo tale da non shottarlo o comunque in generale non ammazzarlo, ma poco cambia perché tanto il moltiplicatore sarà decisamente elevato. E dopodiché parlate con la porta del demonio in questione. Allora, in teoria io dovrei essere arrivato a circa un minuto di carica. Tengo giusto un altro pochettino per una questione di sicurezza. Allora, facciamolo attaccare. Ok, 16, dovrebbe funzionare lo stesso, vediamo. Oh, sì. Sì. Tu sei l'uomo. Passa. Ne bastano 15 in realtà come combo. Quindi basta che portate il moltiplicatore a 15, potete tranquillamente poi oltrepassare la porta. Ovviamente è perché ho fatto meno danno. Se avessi fatto più danno, probabilmente il moltiplicatore sarebbe aumentato. Quindi magari, se ovviamente fate lo stesso discorso magari con un arco più forte, potete avere più successo di entrare. Ma anche con l'arco di tasso, avete notato, basta un minutino di carica e praticamente si entra e possiamo aprire il nostro baule per ottenere lo stocco blutone. Anche questa viene considerata come arma leggendaria. Ve la faccio vedere. Eccolo qua, lo stocco blutone, addirittura come danno 165, miglioramento del fulmine e peso leggero, quindi utilizzabile con una mano. 165 di danno, che non è male. Tra l'altro, considerate il fatto che questo moltiplicatore potreste effettivamente prenderlo relativamente in fretta con questo trucchetto, anche se all'inizio non spawnerà il golem qui alle caverne, ma spawneranno degli obs. Però voi, se avete ovviamente la tecnica, potete nascondervi e provare ad eseguire lo stesso metodo e poi ovviamente ottenere quest'arma, che specialmente in early game può essere sicuramente utile. La quarta porta del demonio si trova nella palude di Darkwood. Noi l'abbiamo già aperta durante la storia principale, perché la porta in questione vi sfiderà
nell'affrontare una serie di orde di nemici che una volta sconfitte vi consentiranno di entrare all'interno della porta. Cosa si ottiene da questo, diciamo, cosa si ottiene da questa porta? Praticamente si ottiene il completo della volontà oscura, quindi il vestito praticamente che vi consiglio di utilizzare se volete intraprendere la carriera, chiamiamola così, di mago oscuro, proprio perché questo abbigliamento vi permetterà di essere più forti dal punto di vista magico, quindi consigliato se la vostra strada sarà quella. Quinta porta del demonio, ci troviamo al campo dei tumuli e la condizione è quella di ingrassare. Mai più un altro avventuriero pelle e ossa che cerca di saccheggiare le mie ricchezze. Sei troppo gracile per interessarmi. Ti voglio, robusto. Smettila di comportarti come un servo. Torte, carne, birra, ingrassa e sarai il benvenuto qui. Ok, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ingrassare. Il cibo che in questione vi consiglio di utilizzare è la carne rossa. La carne rossa la mettete qui, mangiatene un 30 pezzi più o meno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vedete già adesso come siamo decisamente più grossi? Ah, finalmente! Un bell'uomo! Si dice che in ogni persona grassa. Io invece sostengo. Entra, mio. Benissimo. Questo è abbastanza semplice. Si può fare in qualsiasi momento. Anche se in realtà la ricompensa che si trova all'interno di questo, diciamo, di questa porta è abbastanza deludente, perché si trova soltanto un elisir della volontà. Sì, non è esattamente quello che ci interessa ottenere. La sesta porta del demonio invece è quella che si trova praticamente a Witchwood. È una porta che comunque si aprirà per trama, quindi non avete problemi da questo punto di vista, e dove si nasconde praticamente l'archeologo, e dovrete colpire praticamente le pietre che si trovano verso quella direzione per comporre il nome della porta e di conseguenza aprire la porta ed entrare. Il nome, ovviamente, ve lo dico, è Hits, H-I-T-S, e le lettere da premere in ordine sono esattamente queste. Settima porta del demonio, si trova praticamente alla radura di Nothol. Cosa bisogna fare? Sparare una freccia da una distanza considerevole, fare parecchi danni e quindi di conseguenza la porta poi successivamente si aprirà. Molto facile, infatti la ricompensa che si trova al suo interno è un elisir, molto easy. L'ottava porta invece del demonio si trova nella dimora Grey. Ma purtroppo io non potrò aprirla perché non ho sposato Lady Grey. Gli uomini da soli non sono ammessi. Hai bisogno di una palla e una catena. Una di lusso firmata. Una di lusso firmata. Io tecnicamente qua dovrei essere sposato. Non so se funziona anche con un matrimonio a caso. Ma in teoria questa dovrebbe essere appunto la porta che si apre solo se vi sposate con Lady Grey, anche perché appunto la porta dice una praticamente una sposa, diciamo, firmata, no? Quindi una persona importante e non una qualsiasi. Ma comunque io probabilmente all'interno del gioco mi sposerò e vedrò se effettivamente funziona lo stesso e vi aggiornerò. Siamo al Cottage Rosa. Qui si trova la nona porta del demonio. Nona porta del demonio che pretende un regalo. Non mi apro mai al primo appuntamento. Mi lascerò passare solo chi mi ha amato veramente. E quindi in questo caso bisogna portare regali. Rosa rossa, la mettiamo qua. Consegniamo la rosa. Oh, tu sì che sai come trattare una porta.
sarò sempre aperta per te. Mi hai reso così felice. E qui possiamo ottenere l'oggetto. Vedete, qui tra l'altro abbiamo una serie di cose particolari, se tipo letti, letti di tortura e tutto e di più. Ma qui abbiamo il vero tesoro, ovvero il set completo della volontà radiosa. Questo è praticamente l'opposto della volontà oscura che abbiamo ottenuto praticamente a Darkwood, e serve se per l'appunto volete essere dei maghi bianchi o comunque dei bianchi che si prodigano per la missione sacra. Qui invece ci troviamo di fronte alla decima porta del demonio, che si trova nella strada abbandonata appena prima dell'accampamento di Doppia Lama, e per entrare in questa porta dobbiamo equipaggiare tre set diversi in modo tale che la porta possa effettivamente riconoscerci ed entrare. Cosa? Oh, tu uno era un prode cavaliere. La sua armatura di piastre splendeva. Quindi poi un mago cattivo. L'ultimo e l'ultimo era un ladro, un bandito, come quelli che ci sono qui. Dov'è? Quindi il primo set di armature che dovete utilizzare è il set di piastre radiose. Ah, ti riconosco. Dov'è il mago cattivo? Ora bisogna utilizzare la veste della volontà oscura. Eccola qua. Ti riconosco. Dov'è il bandito? E infine dobbiamo utilizzare il set del bandito. Dove sei? Cotta maglia del bandito. Eccolo qua. Ti riconosco, amici miei. Ok, e qui abbiamo aperto la porta. La faccia con il laghetto, che è praticamente una faccia sorridente. E qui troviamo un'altra delle armi leggendarie del gioco, ovvero la mazza dell'artigiano, che vi faccio vedere subito. Mazza dell'artigiano, eccola qua. Danni 135, miglioramento del mana, valore discreto, peso leggero. La cosa buona è il peso leggero, ma miglioramento solo del mana non è che sia tutta questa roba. Per cui andiamo avanti. Questa invece è l'undicesima porta del demonio, che però si trova nel cimitero di Lichfield, e questa è una porta che si apre per trama. Quindi non vi preoccupate, la aprirete comunque. Siete delle La tredicesima porta invece si trova nel bordello di Darkwood. Questa è una zona in cui non siamo mai stati neanche nella storia principale, proprio perché non c'è bisogno effettivamente di frequentare questo posto. Però se si vuole fare tutto in maniera corretta bisogna andarci, e bisogna anche farsi intrattenere, diciamo così. Una volta che vi sarete fatti intrattenere diverse volte, potrete aprire la porta. Bene, bene, bene. Sei il maestro dell'arte amatoria. Esatto. Ma bisogna prima di lasciarti entrare, un'ultima cosa domanda. Si prova? Ok, ovviamente non c'è risposta. Però per aprire questa porta bisogna andare almeno 10 volte con le ragazze presenti all'interno del bordello. Quindi necessariamente qua bisogna darci dentro. Bisogna muoversi, ecco, mettiamola così. Il cappello da ruffiano, che è per l'appunto un riconoscimento per quello che abbiamo fatto. Inoltre, all'interno del bordello è presente anche una piccola side quest, dove la proprietaria, chiamiamola così, la vice proprietaria del bordello, ci chiede se abbiamo la possibilità di poter trovare l'atto della proprietà, in modo tale da poter cacciare via il proprietario, che è un tiranno nei confronti delle ragazze, e quindi avere la possibilità poi successivamente di
gestire il bordello come meglio vuole. Questa side quest è veramente veramente semplice. Basta comprare delle birre dall'oste, successivamente offrirle al proprietario, che io già praticamente l'ho sdrumato con l'alcol. Vediamo se ne accetta ancora. Ah, ok, una bella birra ghiacciata. Ok, le accetta. Praticamente dopo che gliene avete offerte 5. Sì, ma fa non parlare. Una volta che gliene avrete offerte 5, sarà ubriaco fradicio e vi confesserà dove si trova l'atto di proprietà. Voi lo prenderete e poi. L'atto di proprietà. Ora potremo sbarazzarci del vecchio Grop. Questa è una cosa fantastica. Cosa? Come? Come hai fatto a trovarlo? Lo avevo nascosto benissimo. Questo bordello era la mia vita e ora hai rovinato tutto. Se tu non fossi un eroe così prestante, te la farei vedere io. Spero che marcisca tutto e cada a pezzi. Bene, presumo che tu ora sia il nuovo proprietario. Esatto, sono diventato il proprietario del bordello. Salve, signore. Ho parlato con le ragazze e so di chiedere troppo, ma che ne dici di trasformare questo luogo di peccato? Sì. Cosa? Sei sicuro? Dopo aver assaporato la libertà? Sì. Oh, grazie. Abbiamo già preso la porta, quindi... Ragazze! Urrà! Abbiamo già preso praticamente la ricompensa della porta del demonio, quindi possiamo far evitare di continuare la vita da prostitute alle ragazze qui dentro. Quindi prossima destinazione, l'osservatorio, anche se l'osservatorio è una porta di trama, ma ve la faccio vedere lo stesso. La 14ª porta del destino è questa. È la porta che si trova all'osservatorio e può essere sbloccata solo dopo aver sconfitto Jack di Spade. Quindi sarà una porta che si aprirà per trama, dove al suo interno troverete il cuore di fuoco. Ultima porta del demonio. Ci troviamo nella necropoli di Lichfield. E l'ultima porta è per l'appunto quella dove bisognerà consegnare tutte le chiavi d'argento che si sono ottenute all'interno del gioco per accedere alla ricompensa. Abbiamo aperto tutti i forzieri, abbiamo aperto tutte le porte, ovviamente nel limite delle porte che abbiamo potuto aprire, quindi siamo pronti. Ho sempre odiato essere una porta del demonio. Oh, se solo fossi, farei qualsiasi cosa per aver... Sì, sì, molto... Che bello. Ok, e una volta consegnate tutte le chiavi, possiamo entrare. E ottenere la ricompensa finale. Lo scorticatore. Che se notate... è praticamente una delle spade che possedeva doppia lama, se ci fate caso. È un'arma particolare, anche perché in realtà non è fortissima, però viene considerata comunque come arma leggendaria. Diciamo, 285, però è un'arma pesante che possiede soltanto il miglioramento alla fiamma. Quindi mettendola in paragone con la spada di Solus è praticamente useless, se volessimo appunto dire la nostra. Però come estetica questa è assolutamente un'arma di tutto rispetto. È anche abbastanza potente, perché comunque 285 non è affatto male, però essere un'arma pesante ovviamente gioca a suo sfavore. Detto ciò, abbiamo concluso il nostro video extra, che però probabilmente uscirà prima della serie ufficiale di Fable, proprio perché darò la possibilità a tutti di avere già queste indicazioni prima di vedere il mio gameplay. Detto ciò, vi aspetto ovviamente con la mia serie e vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima. Bye bye!